non sono solo correlati alla prognosi. È ovvio che una malattia in quarto stadio può avere sicuramente una... poi dipende un pochino dall'istologia della malattia. Quindi l'istologia fa tantissimo. Lo stadio può fare e può fare a seconda della patologia dove ci troviamo. Dopodiché noi ci muoviamo nella scelta della terapia sulla base dei dati scientifici che abbiamo, okay? Quindi la scelta del farmaco, la valutazione generale del paziente importa tantissimo, sono tutti fattori che vengono messi insieme e che ci servono per dare un impatto sulla scelta della terapia. Detto questo, sicuramente la stadiazione ha una grossa importanza nell'idea che noi ci possiamo fare della prognosi della malattia. Il messaggio che volevo cercare di far passare è che il fatto che alcune malattie arrivino in quarto stadio non significa che la malattia sia una malattia incurabile. Probabilmente dobbiamo metterci un po' più di impegno, sicuramente dobbiamo fare magari una terapia più lunga, però abbiamo molti pazienti che arrivano in quarto stadio, come dicevo prima, alcune di queste patologie, nella maggior parte dei casi, essendo patologie indolenti, arrivano in quarto stadio, ma sono pazienti che noi comunque riusciamo a curare. Dobbiamo mettere più impegno, sicuramente, quindi la stadiazione ha un certo impatto sulla scelta della terapia ed eventualmente sulla prognosi. Probabilmente non mi sono spiegata così bene come tipo di messaggio che volevo dare. Volevo solo aggiungere che quello che ci indirizza è l'esame istologico, perché differenzia, come diceva giustamente Barbara, una marea di patologie tanto differenti e anche con prognosi ovviamente differenti in base anche solo all'istologia. Poi lo stadio aggiunge altro, quindi i linfomi indolenti, ad esempio il linfoma linfocitico che assomiglia alla linfatica cronica, è sempre in quarto stadio, nasce così, è fatto così, e ha una sopravvivenza media senza cure di 10 anni quando è in una fase iniziale, quindi e non si cura per diversi anni finché non cresce. Quindi non è lo stadio che peggiora la prognosi, sono tante cose insieme, a partenza l'istologia e poi tutto quanto insieme. Adesso poi ne parleremo dopo, perché parleranno anche di fattori prognostici, credo, insieme alle terapie. Sì, sicuro, ma ormai forse la parte clinica della stadiazione è importante, ma credo che con tutti i dati molecolari istologici che abbiamo per la definizione dei 60, forse non sono 60, qualcuno in meno, ma sono tantissimi ormai, i tipi e sottotipi di linfoma forse sono quelli più importanti per dare la prognosi, per definire forse più che la prognosi delle differenti modalità terapeutiche.